Dopo Milano, Venezia, Firenze, New York, presso il Momel Guggenheim è toccato al Museo della città di Castel di Sangro ospitare Mabart. Nel centro abruzzese la tematica si è incentrata sul cibo Mabart Food e ha portato studenti e docenti a esplorare e mappare i luoghi più significativi dell'Alto Sangro e reinterpretarli attraverso il loro talento artistico. Nella tre giorni che si è conclusa questa mattina al Teatro Tosti sono state visitate l'area di Magnale, Centro Sezione Queste, Torre Feudozzo, raggruppamento Carabinieri Biodiversità e l'Accademia e Ristorante Casadonna Reale Nico Romito. I partecipanti, in rappresentanza di 32 scuole e 18 regioni italiane, divisi per squadre di lavoro eterogenee, hanno avuto l'opportunità di ricercare e sviluppare in maniera inedita, nuovo, idee artistiche e di dialogare con il territorio. I partecipanti hanno così trovato uno sbucco concreto nel loro senso di intraprendenza legato alla nutrizione e alla ristorazione innovativa. Solo i numeri fanno capire l'importanza di questo evento organizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito qui a Castel di Sangro, che hanno scelto la location del Museo civico Fidenate, che insiste all'interno di un convento francescano del 1400. Siamo orgogliosi e fieri di aver ospitato un progetto così importante sia dal punto di vista culturale, ma sia anche dal punto di vista didattico. All'interno del nostro museo abbiamo allestito cinque sale per ospitare questa folla di ragazzi che hanno imparato a conoscere non solo i reperti, hanno provato a sperimentare nuove forme d'arte, riuscendo poi ad elaborare alcuni piatti eh, coadiuvati anche dal eh, nostro chef Nico Romito.